Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Questo video è uno speciale per i 1400 iscritti che ho raggiunto. Spero che parte i cani venga bene. Allora, purtroppo ho avuto problemi a sistemare la stanza, come potete notare. Dobbiamo pensare al tema Harry Potter. Il problema è che ho avuto problemi nel sistemarlo, spero che... Comunque, vi andrò a far vedere che cosa... La mia collezione di cose di Harry Potter, visto che fosse più o meno tema. Parte il mio cappello, poi c'è la mia bellissima cravatta che l'ho presa al Torino Comics. Se mi vedete scura è normale, perché in questa parte della stanza non c'è luce. Adesso questa bellissima cravatta di Grifondoro, perché sono Grifondoro. Guardate l'abbigliamento. Giusto per entrare in tema col cappello. Allora, porto i miei capelli rossi, che non si vede che sono rossi perché non c'è luce. Ma procediamo. Vi richiesto a tutti ovviamente per questo traguardo, adesso sono in 1410 iscritti e ora vi mostrerò la mia collezione di cose di Harry Potter. Prima di tutto la mia bacchetta. Questa bacchetta l'ho comprata al Torino Comics e se non sbaglio è di Lupin, sarebbe il professore di Lupin, non mi ricordo come si chiama, che sta in questo contenitore qua, che vedete qua dietro. Sta là dentro, di solito la tengo sulla mensola, è grande così, è bellissima, è fatta tutto a mano tagliata, e c'è anche il certificato di autentificazione, questa è la mia bacchetta, dove andrò a illustrarvi le cose. Altre cose che ho di Harry Potter sono questa qua, che l'avevo già fatto vedere nello scorso video, che mi trovo qua sotto, questa qua, e tutte le casate che ci sono, quindi Sempreverde, Corvo Nero, Tasso Rosso, questo qua è il gufo, questo qua non fa parte della saga di Harry Potter, semplicemente l'ho comprato molto tempo fa in un negozio, diciamo, di antichità, di cose etniche, ma mi piaceva molto, non avendo trovato la civetta. Io il gufo, che è uno dei miei animali preferiti, mi piaceva tantissimo. Poi ho messo qualche candela perché adoro le candele, ho questa candela qua, bianca, non so se la vedrete, candela bianca, questo è un altro gufo bianco, che è anche una lampada. Cannella rossa e dietro qua, come potete vedere, dietro invece ho attaccare, facciamo una cosa, mi avvicino a me così potrete vedere meglio. Allora, ho fatto con la maestra, potete vedere questo qua in mezzo qua, e mi ha regalato il mio ragazzo della tazza sempre di Grifondoro, tipo fatta proprio di coppa, bellissima. Poi ho questa qua che ve la faccio vedere così. E la busta, la lettera per Hogwarts, che è una bacchetta, che dentro contiene tutto, praticamente. Dentro c'è l'invito. Allora, andiamo per ordine. Se l'ho comprata sempre il Torino Comics, un paio d'anni fa. Ma qua c'è la mappa di Hogwarts. Mappa di Hogwarts. Poi ho quello che bisogna portare ad Hogwarts, la lista delle cose, libri, materiale. E poi c'è questa qua, che è l'invito ufficiale. E poi lo sta tenendo Sticky, ovvero questo qua, che fa parte di animali fantastici, dove trovarli. Serve questo qua, che non so che c'è niente con Harry Potter, però l'ho messo qua. Tiene praticamente il biglietto per il binario 9¾. Questo qua sta tutto qua dentro, tutto il Torino Comics mi piaceva tantissimo. E allora me ne sono comprato. Ovviamente c'è anche lo stemmino dietro. Ed è fatto così. Poi ho questo qua, che non posso toglierlo perché è legato. Questo qua, che spero lo vediate, aspettate. Questo è il pentolone di Grifondoro. Un pentolone, sempre Grifondoro, tutto firmato Grifondoro. Poi ho questa tazza che è qua dietro. Questa. Che cambia colore in base, è tipo della mappa del mandarino, non è tipo proprio la mappa del mandarino, e cambia colore, ce l'ho qua, la scatola è fatta così, praticamente cambia colore, si vede i passi dietro, adesso vi faccio vedere qua, si vedono dei passi e poi appare la mappa del mandarino, la mappa, questo qua, diciamo cambia colore con il calore, solo rimane così come è nera, in questo caso è nera. L'ultimo, poi altre
altre cose, no, ce ne sono ancora alcune. Allora, dovete guardare in alto perché non si vede. Queste due corde, una è il boccino d'oro con i dorini della morte, che mi ha regalato la mia amica, che è una collana. Questa collana invece con una bacchetta, che è la bacchetta di Hermione. Poi penso che sia tutto. Sì. Ah sì, a parte la cravatta ovviamente, che è bellissima. Un'altra cosa invece, che mi è stata sempre regalata, perché mi faccio giocare tutto, la bacchetta me la sono comprata io. Qualcosa me la sono comprata io. Poi gioco la bacchetta. E questo qua, che è uno degli ultimi miei regali, che mi ha fatto il mio ragazzo. Ed è in cucina con Harry Potter, il ricettario non ufficiale. E questo io lo leggerò tutto. Con ricette l'ho già letta. C'è anche quella della burro birra, dolci. Ci sono tantissime cose. C'è tipo ad esempio anche torte. Poi c'è comunque nell'indice viene spiegato tutto. Tipo, c'è la buona cucina, le delizie diagonali, il carrello dell'Hogwarts Express, penso che sia il treno, le città dei giganti e degli elfi, colazione prima delle lezioni e così via. Ogni capitolo è il suo. Questo qua è sempre bellissimo. L'ha dato mio ragazzo, grazie amore. L'ha dato mio ragazzo e lo adoro. Veramente bellissimo. Poi voglio comprarmi poi i libri di Harry Potter, se riuscirò, perché voglio comprarmi quelli, praticamente, adesso mi volterò un po' verso di voi, mi voglio comprare quelli praticamente che formano un castello, praticamente dall'uno fino all'ultimo formano tutto il castello di Hogwarts, quelli sono bellissimi. Questo video non sarà molto lungo, questa è praticamente tutta la mia collezione di cose di Harry Potter, a parte le candele che fanno un po' di atmosfera, ma non ci sono riuscita, vi tanto. Volevo poter rimuovere un telo nero e fare il tutto, però non ci sono riuscita più tanto. Il cappello da strega l'ho messo tanto per fare un po' di. Questa cravatta è bellissima, mi piace un casino. Però la ciola ci ho messo 2 ore, però mi piaceva veramente tanto. Poi vi farò vedere il mio diciamo, cosplay di Ginny Weasley che voglio fare poi quando tornerò a Torino Comics. Però. Dai, questa è tutta la mia collezione, spero che vi piaccia. C'è anche un'altra cosa che però è attaccata al muro, non la posso togliere. È un quadro, sempre come questo qua, così, più grande, con il castello di Hogwarts di notte con le barche. Purtroppo è attaccato al muro e non posso toglierlo perché è pure che cada giù, perché è in alto, messo in alto. Se riuscirò, piuttosto, quando farò il room tour della stanza, comunque lo vedrete. E niente, tutto poggiato nella mia mensola di Harry Potter. Dovrò rimettere tutto a posto. Che bella cosa, sarà molto felice. Niente, vi saluto e spero che arriveremo a 1500 iscritti, mi raccomando. Se vi è piaciuto questo video, mi raccomando, cliccate like. Io vi auguro una buona serata. Sono più ASMR, sembra. Io vi auguro una buona serata. E grazie ancora per questo traguardo. Io e la mia bacchetta, bellissima. Devo fare un momento copertina. Così dovrebbe essere così, però non verrebbe, dovrei farlo così. Ecco, vedo copertina fatto. Io vi auguro una buona serata. E niente, ne so solo 2 o 3 incantesimi. Apri la porta all'umore, non ha senso. Cioè, però non ci vuole un incantesimo che vuole far andare via. Vedete.